Loreto, io ho un solo desiderio. Solamente tu puoi esaudirlo. Scusami, ma lasciati prendere che ti organizzo un brodo fatto con i mortacci tua! Ma che fai, dei ribelli? Fatta il culo! Stai calmo, eh? Loreto, dai, non fare così, dai! Io scherzavo! E fattami! Fatta il culo! Fatta il culo! Loredino, su! Ma tu non soffri di vertigini? Scemo! 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 Io voglio solo carezzarti! Ma non ti faccio pena! Ho sentito, imbecille! Vengo, vengo, sto arrivando! Vengo! Prego, desidera? E ci voleva tanto per aprire? Mi scusi, ero andato a fare una passeggiata fuori dalla finestra. Mi ero affacciato. Ah, sì, sì, vabbè. Ecco, questo è per lei. Lo sa che cos'è, no? No, che è? Esecuzione di sfratto con pignoramento. L'appartamento deve essere liberato, subito. Ma come? Ho fatto ricorso! Beh, è stato respinto. Si dice che un giorno la fortuna bussa alla tua porta. E che io non avevo più neanche una porta, signor pretore. Ero l'unico sfrattato in tutta Italia. Mai una buona notizia. Mai uno che ti batta una mano sulla spalla e ti dica: Mazzarelli Giuseppe, ha vinto il concorso. Mazzarelli Giuseppe? Ho vinto il concorso? No, si alzi che dobbiamo caricare la poltrona, via. Porta via. Tu carica quella tua. No, per piacere, questa no, sia gentile. È un ricordo. Ma che ricordo è? Un ricordo dell'ultima volta che ho cucinato. Vabbè, senti, intanto bisognerebbe pagare qualcuno che sa prendere questa, lasciala. No, arrivederci, contento? Non c'avevo più neanche i mezzi per ammazzarmi, signor pretore. Non mi rimase che andarmene a Cinecittà, con la speranza di rimediare qualche lira, dato che saltuariamente lavoravo nel cinema come comparsa, con tanto di libretto sindacale. Accendete la radio, il vino vanderà per traverso. Roma Napoli, uno grosso così, e povera Lazio! Forza, ragazzi! Mannaggia, questo sta sempre fuori! Dare per bene! Che giorno gli faccio occhi così! Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più 6 per chiedersi, come sembra senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3000 gradi Fahrenheit! Dagli 8 ai 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto.
2 secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata dentifricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo di 6 secondi netti. 2, 1. Ha ancora un patrimonio di 3 minuti per vestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle 8.01. Tutto questo naturalmente salvo tragici imprevisti. Cambio! Non ce la farò mai. E allora? Allora prenderò l'autobus al volo. No, Ugo, l'autobus al volo no. No, papà. Sì, saltando dal terrazzino. Guadagnerò almeno 2 minuti. No, Ugo, non l'hai mai fatto. Non hai il fisico adatto. Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Ugo! Ma che cosa fa? Prende l'autobus al volo. Coraggio, ragioniere! Devo timbrare il cartellino. Non si può rinviare la discussione.